Allora, Gianfranco, che ci porta le parole di Aldo, che non... di Biagio, appunto, della Commissione Ambiente del Senato, che purtroppo ci ha telefonato, non è riuscito a venire perché gli hanno fissato una riunione serale anche per questioni, insomma, che ci vedranno impegnati in maniera molto significativa nelle prossime settimane. Per cui Aldo, tra l'altro, era presente a Parigi, se non sbaglio, sì, quindi insomma, lui avrebbe voluto dare una testimonianza proprio diretta. Intanto però ci leggiamo il suo messaggio. Comunque no, grazie a te. Figurati. Allora, il tutto è superiore alla parte. Questa è una frase proprio dall'Encimio della Dottosì, Papa Francesco. E Aldo, lui può essere presentato così, perché si vuole presentare stasera proprio come persona, e rendere partecipi delle sue riflessioni personali al di là delle istituzioni durante la COP21, che è appunto la conferenza. Sì, perché poi lui ci tiene particolarmente, insomma, alla è un tema che appunto fa particolarmente a cuore. Questa frase di Papa Francesco, appunto, sul tutto che è superiore alla parte, risuonava continuamente in me durante le giornate di Parigi. Più mi sentivo vicino al popolo francese, fortemente provato, ferito dai miei attentati terroristici, più comprendevo l'imprescindibilità di queste parole del Pontefice. E capire così che solo imparare a sentirsi sensibilmente tutti parte come di un dono prezioso, come sono la vita, l'universo, il creato, può condurre davvero a un rispetto concreto e responsabile per la nostra terra e ogni essere vivente che ci abita. L'enciclica di Francesco colpisce per la sua lucidità, analisi, obiettività con cui viene trattata questa questione ambientale. L'emergenza, vista come una serie di minaccia alle fondamenta di questa meravigliosa casa che noi chiamiamo terra. E da qui la sacralità del rispetto, che però si fa anche dovere laico, perché comunque è un rispetto naturale, non solo sacro. E incidono profondamente in civica anche l'esortazione del Papa alla responsabilizzazione collettiva sul concreto rispetto del nostro pianeta, che appunto nel discorso che faceva sull'assunzione di responsabilità di ogni paese di fronte agli impegni della COP21, a prescindere poi dalla loro valutazione o verifica successiva. Responsabilità che però deve riguardare ogni singolo cittadino ed in primis, parlando di se stesso, noi uomini delle istituzioni. Francesco va al cuore del problema parlando al cuore delle persone, con una immediatezza e concretezza in cui ogni giorno ormai ci rende completamente partecipi. Ripensando a Caravaggio, di cui so che stasera comunque avete postato alcune immagini, le sue idee diventano spesso un gioco chiaroscurato che riflette anche un po' la metafora della vita, in cui luce ed ombre si compenetrano così come fanno spesso vita e morte. Le idee quindi diventano anche un monito per ricordarci la fragilità dell'esistenza stessa degli esseri umani, che è un qualcosa dunque di prezioso, che ha bisogno di continue cure per sopravvivere, dove ogni minimo gesto, ogni minima trascuratezza si ripercuote su ciascuno dei personaggi raffigurati nelle tele. Un meccanismo, tra virgolette, naturale, che ci riporta indiscutibilmente allo stesso tipo di rapporto, di meccanismo di causa ed effetto che lega l'uomo all'ambiente, alla natura, dove però l'essere umano possiede quel fattore intellettivo che ci differenzia dagli altri esseri viventi. E in questo tutto ciò risiede il senso di responsabilità concreta che deve trascendere dai troppo facili egoismi e tornacontismi che vedono al centro spesso solo l'immediatezza del profitto. E parlando di Caravaggio, con le sue idee inerenti alla tematica della misericordia, una che sta particolarmente al cuore a questo nostro Papa, con soffermarsi sull'importanza del Giubileo, in cui la misericordia è il tremignone, il filo conduttore, il sottofondo, e come non soffermarsi su questa grandissima lezione di Francesco, che è anche una grande lezione di umanità, che fa della comprensione, del perdono, gli atti più nobili e più civili che può compiere un essere umano. E lo stesso atto d'amore che ogni giorno uno di noi dovrebbe compiere nei confronti della natura che ci circonda, e della quale siamo parte, ma dove, appunto, come dice Francesco, il tutto comunque è superiore alla parte. Che bella questa cosa, tra l'altro, grazie, ringraziamo Aldo. Mi veniva in mente un po' di mi aiuto tu a fare, perché non mi ricordo
il titolo, c'era questa frase celebre: da ogni nostra azione, che sia appunto atto di gentilezza o misfatto, noi generiamo il nostro futuro. Sì, no? Quindi, sì, in modo, vabbè, magari non sarà importante il film, però ecco, mi rimase molto molto impressa questa, questa cosa. Era stile Matrix, sapete, questo film un po' di no? Ah, ecco, tra l'altro vi volevo leggere, per passare proprio dall'istituzionale al all'impegno cittadino, questa testimonianza di Simona Bonardi, che troverete su Facebook, perché lei purtroppo è stata senza voce generalmente. Questa ragazza che abbiamo conosciuto con Amici dei Bambini a Lampedusa, in uno dei nostri campi estivi, si è molto appassionata e si sta molto appassionando al tema migratorio, per cui, essendo cammini, pellegrini, migranti, chi ci segue nei vari percorsi l'ha ascoltata il 2 dicembre, se non sbaglio, quando abbiamo abbiamo fatto l'Inferno di Dante presso appunto San Giovanni in Laterano. Lei aveva fatto una testimonianza essendo presente a Calais, in particolare nel The Jungle di Calais, quindi era stata proprio a visitare il campo lì. Ha deciso di passare le sue vacanze natalizie a Idomeni in Grecia, per cui in quell'occasione ci avevamo mandato appunto un video che raccontava anche in parlato l'esperienza. Il video che troverete su Facebook ha solo ed esclusivamente il narrato, perché è tornata dai Idomeni e si è ammalata, per cui ve lo leggo brevemente per stralci. Idomeni, Grecia, frontiera con Firom, Macedonia, 7 gennaio 2016. Calimera, buongiorno. Quando la nebbia si sarà sollevata e il cielo sarà azzurro. Per ora vivo come una tregua alla fine della pioggia. E così gli altri volontari, con il tè caldo tra le mani, divisi in piccoli gruppi sulle panchine di legno bagnate davanti alla tenda di distribuzione dei vestiti a cui io sono assegnata. La nebbia copre il campo semideserto, lasciando visibile il cancello di frontiera chiuso e cinque ragazzi che lavano vestiti e scarpe a due rubinetti di acqua fredda accanto alle latrine. Respinti ieri, hanno camminato tutta la notte alla ricerca, senza successo, di un valico alternativo, questo è un altro cammino. Sorridono. Non hanno incontrato la polizia macedone, sono stanchi ma non feriti. Sono coperti di fango fino alla vita, ma scarpe e vestiti da uomo sono terminati nella notte. Dopo averli lavati, indosseranno giubbotti, pantaloni, calze e scarpe bagnate. Da alcune settimane soltanto a siriani, afghani e iracheni è concesso di proseguire il viaggio verso il nord Europa, perché nessuna nazione è disposta ad accogliere gli altri. I respinti provano a varcare il confine illegalmente, attraversando montagne, fiumi, laghi, oppure tornando ad Atene, senza un piano alternativo. Il campo era stato sgomberato un mese fa, il giorno prima del mio arrivo in Grecia. Le proteste pacifiche dei dimenticati ai domeni avevano occupato i binari del treno e creato disagi di natura commerciale alla Grecia. Abbiamo visto tutte queste immagini dei protestanti sui binari. Le circa 3.000 persone presenti al campo erano state trasportate ad Atene e alloggiate in uno stadio olimpico, dove adulti e bambini dormivano sul pavimento. I pochi bagni vomitavano la propria inadeguatezza e le giornate scorrevano scandite dai pasti in una lunga, interminabile coda destinata a non esaurirsi mai, per via dei molti disposti ad affrontare l'attesa più volte, inappagati dalla prima reazione. Uomini, uomini liberi, devo ripetermi, provenienti dal Marocco, sfilavano nel cortile dello stadio, invocando l'apertura delle frontiere e chiedendo ai giornalisti e volontari di portare la loro voce fino a voi, ai cittadini europei lontani. Io li ho visti piangere e dire: non è giusto, non ho mai incontrato gli iraniani che in novembre si erano cuciti le labbra per protesta. Il campo di Idomeni, dotato di tende riscaldate, è inutilizzato da allora. A nessuno è più concesso di restare, se non per il tempo del passaggio di frontiera, che avviene a piedi attraverso un piccolo cancello che la polizia macedone apre a intermittenza, a orari irregolari e misteriosi. Gli autobus arrivano uno a uno dopo aver sostato per molte ore in autostrada alla stazione di servizio più vicina,
dove le persone si riscaldano ardendo legna fornita da nessuno sa chi e si nutrono di biscotti acquistati all'autogrill, perché alle NGO non è consentito di operare perché questo non è un campo, lo dice il virgolettato. In nome dell'ordine alla frontiera, decine di fuochi aperti giorno e notte nell'area di sosta di una stazione di rifornimento carburante e bambini che corrono e giocano tra le automobili parcheggiate. Una nuova folla di arrivi riporta la mia attenzione agli scaffali vuoti intorno a me. Gli uomini indicano le scarpe alle mie spalle, non mi credono quando spiego che la loro taglia è terminata, hanno freddo, sono stanchi, vogliono cappotti, cappelli, sciarpe e guanti, ma il magazzino è lontano dal campo e il rifornimento di vestiti arriverà solo in mattinata. In una lingua che non è né la mia né la loro, la frustrazione cresce. Scarpe, vogliono scarpe, anche piccole. Meglio che a piedi scarsi nelle pozzanghere, stanno pensando. Sprecare un paio di scarpe che verranno indossate come pantofole, troppo piccole, un terzo del piede verrebbe fuori, oppure conservarle per qualcun altro che indossi proprio quella taglia? Qualcuno si arrabbia e prima di allontanarsi urla thank you come un insulto. Reagisco, gli altri si scusano. Ma una volta sola nella tenda mi rendo conto che, malato com'è il sistema in cui hai il potere di vestire qualcuno, dire di no in nome del buonsenso, questo momento di rabbia sfogata, questa possibilità di biasimare qualcuno per la propria condizione di miseria, è per le persone davanti a me un raro lusso. Per un istante soltanto, il problema è un paio di scarpe, non la libertà di movimento negata, la condanna all'illegalità. E allora anche ricevere quella rabbia è un po' esserci e il loro cammino riprende. Questo è un po' una testimonianza molto sentita da Simona, che devo dire sta percorrendo, forse anche lei, no? Un cambiamento di sguardo, di visione, per cui ci teneva che io lo raccontassi e lo condividessi con voi, sperando che insomma prima o poi vada a trovarci, visto che gira il mondo, verrà anche in Italia a visitarci, perché poi lei, come raccontava nel video di dicembre, è invece una migrante di quelle legali, no? Perché comunque insomma italiana che vive all'estero tra Londra e Zurigo e quindi ha un'esperienza migratoria dei nostri cervelli italiani usciti fuori, che però ha una visione e una tutela totalmente differente rispetto a quella che appunto aspetta le vittime del viaggio, come lo definiscono. Per cui ecco, chiaramente il cammino può avere tante sfaccettature, a volte alleggerisce il cuore, a volte lo colma di tante ricchezze, di abbracci, a volte anche di forse frustrazioni o comunque di una consapevolezza che mai troppo si fa per fare abbastanza. Nella tradizione di Paneolio ci piace poi scombinare piani, no? Passiamo dal politico all'istituzionale, all'associativo. Posso? Assolutamente sì, cioè, lo scopo è proprio, scombiniamo pure. No, noi nel pellegrinaggio abbiamo portato l'enciclica da Rossi, era il nostro il testo che tutto il gruppo ha fortemente condiviso, e sebbene appunto il gruppo internazionale e interreligioso, anche con persone credenti e non credenti, ma tutti condividiamo proprio il testo dell'Laudato Si, e anzi l'abbiamo talmente condiviso che c'era anche la qualità della trascrizione del Laudato Si per portarlo ai capi di Stato, perché secondo noi non c'era bisogno di scrivere nuovi trattati, basterebbe che tutti mettessero in pratica il Laudato Si. Quindi tutti delle nostre vite, quindi vi invito a leggerlo se non l'avete già letto. È bellissima, anche sfogliarsela la sera, sì. Di intanto e prendersi gli appunti. Io ogni tanto appunto me lo guardo e anche durante il pellegrinaggio me lo prendevo, e poi mi ispirano determinate frasi, dipende anche dai momenti. E quindi volevo leggervi una piccola parte che forse è significativa per il luogo. La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante, non è meno vita, ma non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica, nell'arte, nel contatto con la natura e nella preghiera. La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restano così disponibili per le molteplici
possibilità che la vita ci offre. Che bella cosa, quindi questo veramente... Non facciamoci stordire e viviamo meglio la nostra vita. È davvero il messaggio che è più elevato che si ora fa. Questo è quello che mi lascia per il grado. Non essere stordito, ma di essere in ascolto.